Allora, siamo con Nocciolini, autore di 2-0 del Grosseto, prestazioni in crescita, la tua terza in biancorossa, hai trovato il gol, direi ottimo, no? Sì, come hai detto bene, in crescita, perché comunque sono arrivato e non stavo ancora bene fisicamente, quindi abbiamo lavorato tanto in queste 2 settimane per, diciamo, trovare la forma migliore il prima possibile. Sicuramente giocare mi aiuta a trovarla prima. Oggi è venuto fuori anche il gol, sono molto contento, al di là di quello, che ovviamente per un attaccante è fondamentale, ma la prestazione dopo domenica scorsa e la giornata prima. Insomma, si vedeva che eravamo in crescita, quindi insomma, è stato bello vincere con tanti gol. Insomma, dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare. L'altro a te, il gol mancava addirittura dall'ultima giornata di campionato, Esattamente, rete Renate fondamentale, Renate Lucchese 1-0. sì, è passato troppo tempo. Poi sono andato a Monopoli, ho giocato poco, ho giocato per quello, diciamo, la scelta di venire a Grosseto è stata data anche da quello che stavo giocando poco, ho bisogno di stimoli nuovi, ho bisogno di sentire la fiducia e qua, sincero, sento veramente tanta fiducia e quindi. Tra l'altro è un gruppo particolare perché oltre all'ossatura grossetana poi ci sono anche due piombinesi, comunque bene o male Sono di qua della zona, della zona. quindi ci tengono ancora di più, insomma, a far Esattamente, bene. esattamente, quindi ho visto che insomma ti stai calando bene, sei calato secondo me anche di peso, stai trovando il peso forma. Non sono mai stato io, No, cioè, un però, fruscello, quello non sono mai stato no, nella mia poi, carriera, no. però sicuramente qualche chilo in più lo avevo, comunque venivo anche da dicembre che ho avuto il Covid, quindi sono stato in casa senza allenamenti, poi sono uno che purtroppo mette chilogrammi troppo facilmente, quindi adesso stiamo lavorando tanto anche con lo staff per trovare la forma migliore. Lunedì infatti hai lavorato mentre gli altri si riposavano, hai Esattamente, lavorato, sappiamo esattamente. Sì, bene, quindi. Ecco, ma ti esattamente. aspettavi un Grosseto così concreto, forte? Perché magari abbiamo raccolto poco per quanto abbiamo prodotto nelle due partite precedenti. Esattamente, quello sì, sono d'accordo, soprattutto quella di domenica, che quella prima in casa magari rischiavi anche di perderla, invece quella a Gubbio sicuramente si è visto la crescita dalla settimana prima e adesso insomma stiamo insomma, raccogliendo i frutti perché stiamo lavorando bene, stiamo lavorando tanto, con tanta intensità, i ragazzi hanno voglia di tirarsi fuori da questa situazione e quindi insomma si vede un po' il cambio di passo, si vede. Mister, abbiamo trovato felicissimo per i risultati e tutto, però giustamente cercava di trovare il pelo nell'uovo. Tra le cose ha detto che gli ha dato fastidio il gol sul calcio di Sì, punizione. infatti quando si è preso il gol è un po' impazzito in panchina, però ci sta perché insomma una situazione come adesso devi limare qualsiasi cosa, quindi oggi è andata bene perché insomma avevi fatto diversi gol, però sono magari quelle giornate che sono lì e rischi di prendere gol e quindi devi stare sempre concentrato per 90 minuti. Il tuo trovarti con Nocciolini, con Capanni, scusami, è molto naturale, sembra che giochiate insieme da un sacco di tempo. Sì, mi trovo bene anche con gli altri ragazzi, sono arrivato comunque da poco come lui, però insomma ci troviamo bene, insomma, ha due caratteristiche un po' diverse e quindi insomma, mi sto trovando molto bene con tutti. Paolo, hai detto tutto, gente. Perfetto. Stavo bravissimo, Grazie vedi? Hai fatto tutto tu, Yuri, guarda. Meglio di così, no? E io mi sono messo a fare le riprese e sono a posto. Yuri mi ha Grazie. tirato fuori la conferenza.